una fat bike, ovvero sia monta pneumatici di grosse dimensioni. Le ruote sono da 20 pollici e gli pneumatici sono da 3 pollici di larghezza. Queste gomme permettono di muoversi veramente con estrema comodità su tutti i fondi, sia ciottolati, sia pavè, sia strade bianche o comunque su strade con molte buche. Sono anche molto silenziosi e hanno un grip eccellente sia su asfalto che su sterrato. Aiutano molto nella comodità del viaggio anche gli ammortizzatori frontali con una escursione di 40 mm. E anche l'ammortizzatore integrato nel reggisella, una soluzione efficace e pratica. Parlando della sella, molto bella esteticamente, ha lo scavo centrale ed è altrettanto comoda anche per lunghi tragitti. Ho pedalato anche per un paio d'ore filate e non mi ha dato nessun fastidio. L'impianto frenante è meccanico su dischi da 160 mm e, come tutte le bici di questa categoria, ha le pastiglie purtroppo un po' cigolose. Comunque la frenata è molto modulabile e ma decisa se si pinza con forza. I cerchi sono a raggi realizzati in alluminio. I parafanghi sono in metallo, molto solidi, non vibrano e sono ben ancorati al telaio. Sul frontale e sul posteriore ci sono i due fari LED molto luminosi che si attivano dal computer di bordo e, come vedremo, anche dall'applicazione dedicata per smartphone. Nel mezzo del telaio c'è il gancio di sblocco che permette di piegare la bici. Da chiusa misura solamente 98 x 75 x 38 cm di profondità. Come al solito ho provveduto a fare la prova Golf, la mia macchina, e la bici si fa trasportare e ci sta agevolmente nel bagagliaio, senza battere i sedili. La bici senza batteria pesa circa 30 kg, non è un peso piuma ma è movimentabile. Vi consiglio appunto di togliere la batteria, sfilate la batteria prima di caricarla in macchina se dovete fare dei viaggi. Il manubrio è regolabile in altezza da 89 a 100 cm, mentre il sellino ha un'escursione di 20 cm e arriva a 110 cm da terra. La bici è ideale per persone da 160 a 200 cm di altezza. Vicino allo sgancio di piega del telaio c'è una comoda maniglia che viene utile quando da piegata dobbiamo maneggiare la bicicletta. Subito dietro è alloggiata la batteria, estraibile a scorrimento verticale. Prima di estrarla va ruotato il sellino che si ribalta tramite un'apposita levetta. La batteria è da 48 V 17 A e vi sorprenderanno le prestazioni che vi dirò a breve. È dotata di chiave per impedirne la rimozione e un giro ulteriore può disabilitare completamente l'alimentazione della bici. Il fatto che sia così facilmente rimovibile, magari rispetto ad altre bici che hanno l'accumulatore integrato nel telaio, rende più agevole la ricarica, dato che con un minimo sforzo possiamo rimuoverla e caricarla comodamente in casa o in ufficio. Il telaio dietro ha un valido portapacchi veramente utile e versatile, sul quale ad esempio possiamo fissare un sellino imbottito, oppure un cestino per riporci degli oggetti, oppure ancora meglio il seggiolino per i bambini più piccoli. Dietro troviamo la cassetta con 7 pignoni e il cambio Shimano Tourney, ben regolato e preciso. Da far notare la catena antiruggine che toglie il pensiero anche se usiamo la bici su fondi bagnati o pioggia leggera. Nella ruota posteriore c'è il motore da 250 watt, silenzioso, pronto ma dalla coppia decisa, super regolare e super in regola con la normativa vigente in Italia. In generale posso affermare che questa bicicletta non è estrema, a parte qualche caratteristica prestazionale di eccellenza che vi svelerò a breve, ma è studiata per l'uso urbano, cittadino, in campagna, senza voler assolutamente essere la prima della lista nel campionato di velocità, ma vi dico tutto meglio a breve. Tornando all'anteriore, sul manubrio troviamo le comode e bellissime manopole color cuoio e sulla destra il selettore delle 7 velocità del cambio Shimano. Sulla sinistra c'è lo spazio per il campanello che viene fornito in dotazione ma non ho installato e per il computer di bordo di nuovissima generazione. Visibilissimo di giorno e di notte grazie alla sua efficace retroilluminazione, ci mostra lo stato della batteria, la velocità istantanea, il livello di assistenza del motore posteriore, impostabile da 0 a tè tramite i tastini più e meno, e può ciclare anche altre info come i chilometri parziali percorsi, il tempo di viaggio totale dell'accensione e il voltaggio della batteria. La premessa che vi ho fatto prima è che questa bici non è una campionessa di velocità, ma è assolutamente rispettosa della normativa italiana e infatti raggiunge al massimo i 25 km all'ora. Ma come li raggiungiamo questi 25 km orari? La OT16 può essere usata con pedalata assistita oppure con acceleratore, che non è montato di default ma che può essere installato da chiunque in 5 minuti scarsi ed è appunto
in dotazione nel kit. In modalità pedalata assistita vi dico che il livello di assistenza del motore da 1 a 3 influisce sulla spinta in accelerazione ma non sulla velocità. Non appena il sensore avverte che girate i pedali, il motore comincia ad aiutare fino al raggiungimento della velocità massima alla quale riuscirete a girare i pedali. Infatti, in maniera ipotetica, potete arrivare a 25 km/h anche con l'assistenza, ma in pratica non è possibile perché c'è una relazione tra il rapporto impostato sui pignoni del cambio Shimano e l'assistenza elettrica. Cosa significa? Che nei rapporti da 1 a 4 il motore spinge molto ed effettivamente annulla completamente qualsiasi fatica sulla pedalata, mentre dalla quinta alla settima marcia l'aiuto è veramente molto blando e c'è bisogno di spingere quei muscoli. Traducendo in velocità, con l'assistenza alla pedalata il mio consiglio è: lasciate in terza o in quarta marcia e arriverete tra i 15 e i 20 km/h senza la minima fatica. L'alternativa è installare l'acceleratore sulla semimanopola destra. Così potremmo usare anche la quinta, la sesta e la settima marcia sul cambio Shimano. Però attenzione che con l'acceleratore questa bicicletta non è più legale sulle strade italiane. Potete usarla solo in aree private. Dipende un po' da voi la vostra scelta, perché questa bici non è fatta per correre veloci. È una bici cittadina, da montagna, da campagna, quindi andature più o meno normali, senza voler eccedere con la velocità. In compenso però questo motore, questa bicicletta è assolutamente uno stambecco, perché ha un motore che spinge un sacco, ha un sacco di coppia e un sacco di tiro. Fate tranquillamente passaggi pedonali, le salite dei passaggi pedonali, fate la collina, non c'è problema sotto questo punto di vista. Credo di poter affermare che tra tutte le biciclette che ho provato qui sul canale, questa è quella che ha più coppia e sale le salite con più facilità. Il motore di questa OT16 è silenzioso, come vi ho detto, ha molta coppia, molto tiro, ma è veramente parsimonioso. Cosa vuol dire? Mi ha fatto dire wow questa bicicletta per il fatto che consuma molto poco. Nel periodo di prova, ce l'ho da un mese questa bicicletta, l'ho usata tanto, facendo più o meno il 70% di pedalata assistita, il 30% di solo elettrico, ho montato l'acceleratore e quindi ho usato come un motorino, ho fatto con una sola ricarica più di 120 km, 125 km e ho ancora una tacca e mezza, più di una tacca di batteria residua. Secondo me le stime che hanno indicato 150 km in pedalata assistita, solo pedalata assistita, secondo me non è così lontana dalla realtà. E penso quindi a chi la usa per lavoro, che non deve avere l'angoscia di caricare tutti i santi giorni la batteria, perché con un'autonomia di più di 120 km con una ricarica, pensate voi quanto poco la dovete caricare. Fate i conti di quanta strada fate e vedete che magari anche con una sola carica ogni settimana o anche ogni due settimane siete a posto. In conclusione, anche con questa OT16 One Sport si conferma di essere un brand, un marchio super affidabile, attento alla qualità, ma con un occhio di riguardo anche al portafoglio di chi sta per acquistare la bici elettrica. La bontà della bici si intuisce da quando si apre lo scatolone e si vede l'ottimo imballo e viene confermata subito dopo qualche chilometro. Tutto il pacchetto è impreziosito da una personalità stilistica molto convincente. Sono certo che questa bici possa soddisfare un bacino di utenti quasi infinito, cioè coloro che cercano un mezzo molto comodo e versatile, con un livello costruttivo di alta qualità e dalla autonomia eccellente.